No! Perché ho promesso che ci arrivo ultimo per ultimo al fantacalcio e mi prendo la maglia di Cuadrado dell'Inter e di Osimhen del Napoli? 1500 mi piace per avere questa serie fino alla fine della serie. Il colpo di testa di Italia, Turati! Turati! Seconda rete non convalidata. Ciao, semplicemente ciao. Lo spazio Brescianini, Monterisi! Questa serie di merda! Non ho voglia neanche di salutarvi, veramente. Guarda, sta diventando una roba fuori di testa. Dovete ricordarmi nei commenti i vostri risultati del fantacalcio, ovviamente. Come vi sta andando la situazione, se c'è qualcuno che risplende nei primi posti della classifica. Ma comunque, anche se tutto va male, anche se niente va bene, ogni settimana sono sempre live nella piattaforma Viola per aiutarvi a schierare la formazione. Questo turno, venerdì, ore 6.45, due ore prima della Juve, ci sarò per voi. Ma dobbiamo ricordare come sempre che cosa? Che l'anno scorso avevo Nico, Giroud, Raspadori, Mancini e non solo, mi verrebbe da dire. Palla morbida in mezzo, Gatti! Gatti gol, Gatti gol! Chi ce l'aveva l'anno scorso? Io! 17 gol l'anno scorso, 0! Prima di iniziare con il video vi ricordo scaricare tramite il link in descrizione numero 10, migliore app per quanto riguarda il mondo del calcio. Lì ogni tanto ci sono degli indizi che oltre ai risultati in tempo reale delle principali campionati vi possono aiutare nello schieramento delle formazioni, le interviste agli allenatori, le indicazioni sulle formazioni, quindi tutto ciò che ti serve, il kit di base per un fantallenatore iOS Android, è gratis per tutti. Ma torniamo a noi con le regole del fantacalcio, mamma mia, che merda! Scorso turno. Va a cercare il corridoio per Barella, Barella! Il primo di Barella! E ce ne sarebbero di cose da dire, ma mi limito veramente lì, se lo volete rivedere ci sono link nelle schede e la playlist completa. Andiamo a vedere invece che affrontiamo questo turno, ma tanto chiunque sarà più forte dell'ultimo. Infatti, AC Milan, olè! Immagino già, fuoco e fiamme! Ovviamente, partiamo subito da lui per toglierci il pensiero. Banda va sul destro per calciare! Errore di Berisha! Banda! Cioè questo l'ha anche messo titolare, ma sapete perché? Perché lo usciva Leao, e quindi si è ritrovato costretto a mettere... Secondo attaccante! Sbuca Nico Gonzalez! 9 contro 11, non ve li voglio augurare a nessuno! Con Nico Gonzalez contro, rigori, colpi di testa, vabbè, lasciamo perdere. Ha fatto l'attacco a 3, quindi nonostante l'assenza di Leo ce l'ha fatta, ha fatta... Che dire, no, non gli ha giocato. Possibilità che rimanga a 10! Il cross morbido, Caio Jorge, la grande risposta di... Caio Jorge. Guardalo, guardalo, Caio! Su Ibrahimovic, il tocco in mezzo, Caio Jorge, ancora un miracolo di Milinkovic-Savic! Oh, strano, ha preso gol da Monterisi, è un gol di Caio Jorge, voglio dire, sarebbe quasi la normalità! Vabbè, una buona notizia c'è, si chiama AC Milan, quindi in centrocampo c'aveva Chukwueze e Reinders, che se ne vanno così belli rapidi, e a cui possiamo aggiungere anche Ndoye, non male, tra i centrocampisti che se ne vanno, insufficienze, cartellini gialli. Lascia lì per Politano, Politano vuole calciare! Strano! Strano perché Politano di solito, lui e Messias sono sempre stati famosi nella storia del mio fantacalcio per essere dei demoni, quindi... 3 attaccanti, 4 centrocampisti, non farà il modificatore. Buona notizia, visto che ultimamente il mod per gli avversari voleva sempre dire un punto. Vabbè, grazie al cavolo, questa era la sua difesa, tutti sono rotti in panchina. È stato bravo perché ci ha messo Rachmani, quindi ci è andata anche male perché un'insufficienza poteva averla titolare. Chi aveva? Danilo, che per fortuna, nonostante i difensori bomber della Juventus, non ha segnato. Dribla Gudmundsson, palla verticale su Dragosin, Dragosin esterno della rete, incredibile. Ecco, a proposito di difensori della Juventus, ma ci mancava pure questo, controllo in corsa di Dragosin e tiro di sinistro, ma chi è l'attaccante? Sarà che sta roba dei difensori della Juve sono veramente dopati? No,
siamo buoni con sta parola. Ultimo difensore, Christensen, il difensore del magico Bologna, che è una favola moderna. Tocco di Christensen, lascia lì Simi! E bravo Cuoco Simi a trovare le sue debolezze. 5,5, chiudile le gambe. Sì, vabbè, tanto che cacchio risulta. Basta a 62, gli bastano 4 punti per andare a 66, voglio dire, tanto. C'è mai una volta che un noi qualcuno faccia 0. Chi c'ha Vanport? Os morbido, Lukman, decatelare! Non ci credo. CDK, ragazzi. Giocatore di calcio, CDK, sì. Come? Ah, Lukman, sterzata, conclusione deviata! E la dea in vantaggio! Vabbè, 6-1, 5, 62 più 5. Quanto fa? Avete capito beh. Inutile. Decatelare, la trova, cross basso! Ademola Lukman! Oh, Tugo! Veniamo! Mo è 66. Mo ne deve via un altro. E non deve parare niente! Poi Maignan sul sinistro di Lukman! Parata clamorosa di Mike Maignan! Ma dai! Ma che ho preso? Magna! 94esimo, 2-2, finita! Voto 7 dopo quella parata! Dentro da Miranchuk, si gira nello stretto, Muriel con il tacco! Muriel con il tacco! Ah! Ragazzi, 65,5, avete capito bene! Svegliamoci, se no mi sento male, se non si vince manco oggi. E basta! Tollini, un'eretta. Ma che cavolo fine! Chiesa, accelera, Chiesa, dentro Vlahovic, Vlahovic, Nathan, ancora Vlahovic, McKennie. Ah, oggi con la Juve la palla non entra, e mi sembra giusto. Cross interessante per Gatti. Stronzate, è entrato. Basta! Sì, quella roba lì, modificatore, l'abbiamo fatto. E voglio partire da lui, quello che lo scorso turno ha fatto assist a Napoli. Sto bene, la mia famiglia sta bene. Quadrado. Interudinese 4-0. Lampi in mezzo al buio. Lautaro Martinez. Lui niente. Niente, corre, tira dritto. Avanti col prossimo. Breve. Ma dai, casino, con Gatti si sono crociati la testa. Di solito era un 6,5. Oggi che ci basta da 66 non ci si fa. Giallo e l'altro è indica. Guarda, veramente, grazie per aver preso 6, nonostante il gol sia sempre arrivato, 9 contro 11, mi aspettavo 4, 3, insomma, espulsioni. Lui, invece, bravo, è stato lì. Però, alla fine della resa dei conti, il modificatore dipende da un nome e da un cognome. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, andate dal caffè. Buongiorno. E andiamo! Batte Ilic, palla lunga, buongiorno, sotto porta, la mette dentro. Gol cancellato per fuorigioco. Troppo facile sarebbe stato. Ma che maglia del Toro mi devo prendere? Quando c'hai Vlasic? Scorso turno assist. Una volta che mi serviva un assist perché facevo un gol nulla. Nulla. Anzi, frattesi. Çalhanoğlu, Marco Forte. Smorbido, Thuram. Champions frattesi, campionato no, non entra, 4-0, non entra ragazzi, non entra. Al suo posto però mi entra lui, 2 gol consecutivi, il Brasile con furore, Matheus Henrique, vai! Va dentro l'area di rigore, Matheus Henrique, che parata che ha fatto Scuffetta! Ma non si parlava di Scuffetta dai tempi del pre-Donnarumma nel 2013, ora è risorto! Vabbè. E voi! Sbloccare! Palla senza proprietario, la gioca dentro Ferguson per chiuderla, Ferguson palo e poi ancora Ferguson! Ferguson, davanti alla porta con la Salernitana! Attacco! Giochiamo a 2 attaccanti! Ma che attacco a 2, santo Dio, c'ho nessuno! Robocop Scamacca. Scamacca, sì, vabbè. L'ha preso il motore anche Simeone, neanche Ken, niente. L'unico a cui mi posso affidare è sto coglione di Cristovic.
parte pure dalla panchina, perso il posto. Si becchio fuori. Vabbè dai, sì, acclamatelo, urlatelo, Osimhen. Attenzione all'errore, Osimhen! Osimhen! Go! Ma si alza la bandierina! Vabbè, forse era anche meglio così. Era finita! 59! Basta! Basta, ragazzi! Basta! Basta! Vieni! 0-0. Verona-Lazio, quindicesima giornata di Serie A Team. E l'ampiezza poi Felipe Anderson di tacco, di ritorno, Lazza. Mi vogliono far credere che Zaccagni dopo 30 mesi è tornato a fango! E ne vado. La sua il corsa, figlio di Zaccagni e di Zaglio! In mezzo Zaccagni! Di tacco! E che gol per Mattia Zaccagni! Ma allora sei sano! C'è tutto sto casino, ragazzi, per essere sempre ultimi. 1-0 siamo sempre ultimi! La maglia è sempre a rischio, da vivi alla fine, a voglia a te, però chi ben comincia può essere a metà dell'opera. Dai! La prossima si vince la seconda di fila! Sarebbe la prima volta. Proviamoci! Alla prossima! Bella!